Kesha festeggia il suo ritorno alla musica. Troppo sexy. Kesha si sta ancora leccando le ferite. Dopo la battaglia legale con il suo aguzzino, il produttore che l'ha resa famosa ad un prezzo altissimo, che nessuno dovrebbe essere disposto a pagare, è tempo di camminare con le proprie gambe. Ed ecco come è nata Rainbow, la canzone che ha dato il titolo al suo nuovo album, un'esplosione di gioia e di perdono. Un inno alla vulnerabilità dell'essere umano. Kesha, principessa rosa e scollatura generosa. Tra un festival e un concerto, Kesha festeggia il suo grande ritorno alla musica camminando con le sue gambe. La pop star è cambiata e non ha nessun desiderio di tenere per sé questa straordinaria metamorfosi, che racconta su Instagram attraverso un affascinante video fatto apposta per raccontarci, con il cuore in mano, che il cambiamento è sempre possibile. Anche quando il futuro appare grigio e privo di prospettive allettanti. Rainbow è stata la prima canzone che ho scritto per il mio nuovo album. L'ho voluto chiamare così perché finalmente, dopo la tempesta, arriva un arcobaleno, scrive Kesha, che colleziona in poco tempo 200.000 like e i commenti incoraggianti di chi non ha mai smesso di supportarla e di credere in lei. Kesha racconta dell'incredibile esperienza dello scrivere un pezzo ed esserne finalmente, profondamente orgogliosi. Non sono mai stata così felice di qualcosa che ho fatto, Rainbow, viene dal profondo delle mie viscere. Dopo la tempesta, arriva un arcobaleno. C'è stato un lungo, lunghissimo periodo in cui non ero sicura sarei mai più riuscita a comporre musica, anche se era l'unica cosa che ho sempre sognato di fare, da che io abbia memoria. È stato davvero troppo difficile. Il suo album arriva dopo un periodo di vagabondaggio alla ricerca di se stessa. Guidavo per ore senza una meta, da sola o con i miei assistenti, e poi arrivavo nel mio piccolo studio di registrazione e mi sdraiavo sul pavimento, e lì mi sfogavo. Ridevo, piangevo. Facevo tutto quello che avevo voglia di fare in base a come mi sentivo. Ecco cosa ho fatto per 4 lunghi anni. Se ce l'ho fatta, lo devo soprattutto ai miei fan. Kesha scrive Rainbow per promettere a se stessa che il suo passato è storia, e che niente del genere accadrà mai più. Ho scritto questo album per me stessa e solo per me stessa. Ero in un momento triste, solitario, buio e seduta a terra, senza sapere cosa fare delle mie emozioni. Tutto quello che ero in grado di fare era scrivere delle canzoni, e questa canzone è stata una lettera d'amore alla futura me stessa. Kesha sogna di andare avanti senza rinnegare la bambina che c'è in lei, mantenendo quell'innocenza che l'ha fatta andare avanti anche nei momenti più difficili. Mi dispiace se sono così emotiva, ha spiegato ai microfoni del The Guardian, ma non mi dispiace davvero. Perché questo è quello di cui parla il mio album, dell'essere vulnerabili. E io lo sono.